Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Mi è arrivato un messaggio questa mattina. Vedi che dovevamo comprare il petrolio. Mannaggia, non l'abbiamo comprato. Come sta andando il petrolio? Cosa sta facendo? Ma poi soprattutto, a che livelli di prezzo è arrivato, ragazzi? Super crash. Abbiamo visto tante news negli ultimi giorni relativamente a questo petrolio. Sembra che dovesse scomparire. Ci sono dei motivi perché il petrolio è sceso così tanto nell'arco degli ultimi mesi, nelle ultime settimane, in sostanza un mesetto e qualcosa, perché è crollato così tanto, una serie di motivi politici, geopolitici, macroeconomia, insomma ragazzi, i soliti motivi che ovviamente manipolano il prezzo del petrolio, che è la commodity più manipolata forse della storia, perché dipende da una serie di fattori di natura anche politica, ma dove è arrivata e poi soprattutto ha un fondamento corretto questo ribasso? Potrebbe scendere ancora il prezzo del petrolio oppure diventa un'occasione di acquisto per il lungo periodo? Perché alla fine, ragazzi, è una delle commodity che fa girare totalmente il mondo. Mondo che però si è fermato nell'ultimo mese. Andiamo a guardare il grafico ciclico del petrolio perché insomma, ok, devo considerare la pandemia, devo considerare la Russia che ce l'ha con gli Stati Uniti, e questo ce l'ha, lo sappiamo ragazzi, da Rocky 4, insomma, no? Okay, insomma, il problema dell'estrazione petrolifera da parte dell'OPEC, perché non hanno abbassato i prezzi, perché a loro interessa tanto poco e non quanto. La Cina si sta riprendendo, sì, però Hong Kong l'hanno richiusa, appena riaperto, perché in pratica si sono di nuovo i contagi. Perciò come facciamo in sostanza a fare la quadra e a dire il prezzo del petrolio può essere comprato o no? Ci sono troppe variabili in gioco, ragazzi. Qual è la soluzione a tutto ciò? Andare a guardare l'unica variabile che in questo momento relativamente al prezzo del petrolio è quella vera, quella che non mente, ragazzi, quella che noi possiamo vedere sempre, e cioè il grafico, ragazzi, perché il grafico in questo momento è l'unica informazione relativamente al petrolio che effettivamente ha valore guardare. E poi c'è un altro tipo di analisi che ha valore guardare in questo momento. L'unica analisi, ragazzi, che faccio nel momento in cui un mercato è così manipolato, è così preda di una serie di situazioni come quelle attuali, che sono situazioni difficili da prevedere anche per il futuro, è solo ed esclusivamente l'analisi ciclica. Lo so, la usiamo sempre su Bitcoin, ma non è un caso, ragazzi, perché sulle criptovalute Bitcoin usiamo l'analisi ciclica apposta, perché sono molto simili a questi tipi di eventi. Cioè i mercati delle cripto sono facilmente manipolabili, hanno una serie di problemi che noi sappiamo bene, per cui l'analisi che funziona meglio è quella di natura riflessiva, cioè quella che analizza macrocicli, che includono in sostanza tutte queste informazioni che fanno parte di questa filosofia di guardare il mondo a fasi cicliche, ragazzi, filosofia barra scienza, perché poi abbiamo visto che nella natura esistono. Perciò andiamo a fare analisi ciclica sul grafico del greggio, perché c'è una novità, c'è una chicca che bisogna guardare, ragazzi, che un po' di riflessione dovrebbe lasciarcela, ok? E perché vi voglio fare vedere come il greggio proprio si comporti in un determinato modo abbastanza ripetuto, analizzando, badate bene, 35 anni di storia del petrolio. Mette il time, quando finire? Andiamo a guardare il grafico ciclico che ho preparato per voi. Per analizzare macro cicli giganteschi, ragazzi, usiamo chiaramente un grafico di natura weekly, ma potremmo usare anche il mensile, usiamo il weekly perché l'avevo già costruito. E andiamo a guardare tutto quello che è la storia del petrolio, vedete, dal 1986. Questo è lo shock del famoso 87, quella che creò la famosa recessione che vi ho fatto vedere l'ultima volta nell'ultimo video. Chi non l'avesse visto, sopra la mia testa, ragazzi, sopra la mia testa. Allora guardate un po' quello che stiamo vivendo qui, guardate come è ciclicamente impostato, come si è ciclicamente impostato il petrolio con questo ciclo ternario, che ancora una volta evidenzia come la struttura ciclica delle commodities, in particolar modo così come le criptovalute, così come alcuni mercati un po' di meno altri, per esempio l'S&P 500, ok? Questi tipi di strumenti finanziari sono molto ciclici perché sono molto manipolati, ragazzi, quindi un po'
le emozioni umane sono cicliche, no? Ok, quindi insomma vanno di pari passo con, anche con quelle. Quindi guardate un po', questo è un ciclo gigantesco, ragazzi, saranno insomma 4.000 e passa, cioè, quanto sono? 12 anni circa, insomma 12-13 anni. Che la risposta alla domanda che dobbiamo farci è se effettivamente siamo su una scadenza ciclica o meno. Beh, ragazzi, io direi, no, che se andiamo a guardare questi cicli giganteschi, ok, allora intanto c'è una view generale, ragazzi. Il petrolio negli ultimi 35 anni ha oscillato in maniera abbastanza evidente con questi cicli ternari, e questo è un ciclo binario invece, ragazzi, ok? Questa è la view del petrolio, che spiega tantissime cose, che ci fa riflettere su quello che poi interessa al di là di tutto a noi, ragazzi, che facciamo investimenti, chiaramente, andare a capire se il petrolio domani tornerà a salire o meno, e come insomma andremo anche noi a gestire questa cosa, perché possiamo posizionarci per esempio su alcune stocks che usano un il petrolio, come Eni in Italia, ma ce ne sono anche altri in America molto buoni. Quindi andiamo a capire questa fase che vi ho mostrato, potrebbe essere una fase di chiusura ciclica. Andiamo negli ultimi giorni, andiamo a vedere gli ultimi giorni. E insomma, ragazzi, sì, il problema poi di questi cicli molto ampi è che hanno una variabilità molto ampia, quindi non è che possiamo dire ok, ha chiuso qui, ancora questo lo sappiamo. Per fare quello poi dobbiamo andare a essere tecnici, ragazzi, quindi è un altro tipo di discorso. Però in realtà la forma ciclica classica A2, la M di Mauro, sì, vabbè, scherzi a parte, la M, ragazzi, è abbastanza evidente. Poi il problema è capire se deve ancora scendere o meno, ma questo lo vedremo tra un po'. Allora, da un punto di vista di struttura ciclica ci siamo, quindi qui, ragazzi, è la close di un ciclo di circa 12 anni, perché, ragazzi, guardate un po', sono oltre 4.000 barre, insomma, quindi saranno insomma 10 anni di ciclo, ok? Però la variabilità l'abbiamo vista che è ampissima di cicli del genere. Per esempio nel passato, fino al 98, questo ciclo fu di 4.600 giorni, questo addirittura 1.000 giorni in meno, quindi cambia insomma radicalmente, ragazzi, proprio parliamo di anni, quindi vedete bene, qui stiamo solo vedendo la forma, non si può usare, diciamo, per fare trading una variabilità di 1.000 giorni. Allora, andiamo però a guardare che c'è una similarità poi se andiamo a sistemare questa fase ciclica nei cicli più piccolini, i famosi annuali, quello che usiamo anche per Bitcoin, ragazzi, fa dei cicli un po' più lunghi con tutta la dovuta variabilità della situazione. Dove siamo qui, ragazzi? 426 giorni dall'ultimo minimo rilevante del petrolio, che era al dicembre del 2018. Potrebbe essere chiuso questo ciclo qui, intanto vi elimino questa fase perché non riusciamo a vedere le candele, la spostiamo più avanti. Potrebbe essere chiuso questo ciclo su questa candela, ragazzi, e potrebbe assolutamente sì, perché a livello di giorni passati, e ci siamo, ragazzi, siamo abbondantemente a livello di tempo, 462 giorni, basta, ne avanzano, quindi da qui in poi ogni giorno è buono per dire ok, c'è una ripartenza di un nuovo ciclo annuale, se poi sia rialzista o meno non lo sappiamo. Andiamo a fare però un'analisi anche da un punto di vista tecnico e andiamo a cercare di capire qual è il livello tecnico che ha raggiunto con questi minimi. Guardate un po' qui, ha raggiunto questi livelli di prezzo, che erano i livelli medi di prezzo del mercato petrolio del 1990, ragazzi. Scusate, viene da ridere perché insomma sono cifre notevoli, quindi insomma da qui in poi, ragazzi, pensare che nel 2000, dopo 20 anni, saremmo tornati ai nuovi prezzi del, insomma, del 90, insomma fa un po' ridere. Quindi in pratica, da un punto di vista di analisi tecnica, l'analisi tecnica ci dice che il prezzo raggiunto di minimo di lungo periodo del petrolio è civile, insomma è accettabile, perché ha raggiunto un livello di supporto notevole. Però chi con me ha fatto i corsi di formazione sa quanto valgono i supporti e le resistenze di analisi tecnica di 20 anni fa, cioè non valgono assolutamente una cippa, ragazzi. Perché? Perché il mondo è cambiato, stracambiato, e i mercati si evolvono e il passato non si ripete mai, ragazzi. Questo, ragazzi, ve lo dirò sempre. Comunque andiamo a cercare di capire i supporti che hanno più valore per quanto riguarda il mercato in questo momento, sono gli ultimi, questi di lungo periodo. Quindi
questo mercato non ha supporti, può continuare a scendere fino a zero, impossibile ovviamente, però per farvi capire l'idea può continuare a scendere, assolutamente sì. Se vogliamo fare invece un posizionamento corretto sul mercato del petrolio dobbiamo scendere di time frame. Qui abbiamo le mie famose medie che ancora sto utilizzando e vediamo in maniera chiara che da un punto di vista di time frame daily e di inversione nel breve anche periodo non c'è inversione, abbiamo un massimo e un minimo, questo è un rimbalzo, ma fino a quando non sale al di sopra di questo livello non c'è inversione sul greggio, quindi in questo momento flat o ancora short. Ma per concludere e riepilogare, questo significa che non è un'occasione, potrebbe essere un'occasione, perché abbiamo visto che da un punto di vista di ciclicità l'annuale dovrebbe essere in fase conclusiva e quindi questo potrebbe essere anche la conclusione di un ciclo gigantesco, l'abbiamo visto prima, quasi 10 anni, insomma, ragazzi, beh, la partenza di un con più enfasi potrebbe esserci, quindi potrebbero in effetti esserci delle occasioni per fare profitto, dobbiamo anche ragionare poi da trader e andare a dire: se mi devo posizionare su questo mercato, quando lo devo fare, come lo devo fare? Devo andare a fare un po' di trading, ragazzi, un po' di posizionamento su un'inversione di breve e poi magari gestisco la cosa. Ricordiamoci anche che il prezzo del petrolio, ragazzi, è talmente basso che in ogni caso comunque un'influenza USA sul tentativo di far salire anche il prezzo del petrolio ci sarebbe, e che in questo momento il prezzo del petrolio sta anche scontando in maniera chiara ed evidente un rallentamento produttivo dovuto alla pandemia. Questa cosa è già dentro i prezzi, ma se la pandemia si risolverà in maniera più leggera? Questo noi non lo sappiamo, ragazzi, al momento c'è molta enfasi su questa cosa, ci mancano alcuni dati. Andremo a vedere oggi, i dati americani sono importantissimi e ci mancano anche alcuni dati relativamente a cosa farà l'Europa per gestire questa crisi. Molti, secondo me, sottovalutano questo aspetto. Noi ci vediamo domani col prossimo video, fatemi sapere se vi è piaciuto e se siete in posizione sul petrolio, cosa state facendo. Io vi ringrazio, pollicione in su, ragazzi. Ciao a tutti.